Il motore della macchina per la vaccinazione si rimette in moto grazie alle nuove partite di vaccini in consegna in queste ore. All'ex CREAF, come negli altri centri vaccinali dell'AS Toscana Centro, sarà un fine settimana molto intenso con appendici anche nei giorni successivi. Il piano è piuttosto articolato e teso a recuperare il più possibile il tempo perso. Il primo obiettivo è chiudere la vaccinazione degli operatori sociosanitari che, in quanto neoassunti o reticenti, non sono ancora stati coperti. Sono il 13,6% del totale, pari a circa 2.000 persone. Alla luce della nuova disposizione del governo sono obbligati a vaccinarsi. Da venerdì a lunedì ne saranno vaccinati un migliaio negli ambulatori degli ospedali. Stesso luogo e stessi giorni per 2.000 ultrafragili di categoria A che saranno chiamati direttamente dall'azienda sanitaria. Per 2.500 ultrafragili di categoria B sarà invece necessaria la prenotazione sul portale che dovrebbe essere aperta già oggi. La vaccinazione è prevista negli hub e quindi nel caso di Prato al CREAF che l'ha messa in programma per lunedì. Sono previste poi 900 somministrazioni per i caregivers degli under 16 che in questo modo saranno protetti indirettamente. La vaccinazione su prenotazione e a Prato dovrebbe tenersi lunedì. Veniamo invece ad AstraZeneca per chi ha un'età compresa tra i 70 e i 79 anni. Le prenotazioni sono aperte da oggi sul portale della regione fino a esaurimento. I posti disponibili infatti sono soltanto 15.000 in tutta la Toscana, di cui oltre 6.000 per l'AS Toscana Centro, considerato che nella giornata di ieri è stata consegnata una fornitura ridotta. La vaccinazione avverrà negli hub e nei distretti venerdì e sabato, fatta eccezione per Prato che al CREAF vaccinerà sabato e domenica per non sovrapporsi ai medici di medicina generale che utilizzano questo spazio per vaccinare gli ultraottantenni.